Marsala, un uomo arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di rapina. Trapani, pesca abusiva di ricci, la guardia costiera multa tre pescatori di frodo. Roma, ieri ok del Senato a un ordine del giorno che stoppa le trivellazioni in mare. Santa Ninfa, emergenza rifiuti, nel TG Vallo collegamento telefonico con Sonia Alfano. Trapani, appello della FIOM CGL sul futuro dei dipendenti del cantiere navale. Buongiorno a tutti, bentrovati al TG Vallo, che apriamo con la cronaca. Un incidente stradale si è verificato questa mattina all'incrocio tra Corso Vittorio Veneto e la via Madonna del Paradiso a Mazara del Vallo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un ciclista mazarese di 72 anni e un'auto, una Lancia Y condotta da una mazarese di 48 anni. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il 72enne caduto rovinosamente a terra. La 48enne si è fermata e ha soccorso il malcapitato. Quest'ultimo è stato poi accompagnato con un'ambulanza del 118 presso l'area di emergenza urgenza in via Livorno a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani del locale comando di polizia municipale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. E da Mazara ci spostiamo a Marsala, dove un uomo ieri è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina. I particolari nel servizio. Un marsalese è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia con l'accusa di rapina. Si tratta di Angelo Maltese. L'uomo in particolare avrebbe rapinato una donna all'interno della sua auto. L'episodio si sarebbe verificato in via Mario Nuccio. L'uomo avrebbe aperto lo sportello lato passeggero, avrebbe rubato la borsa che si trova appoggiata sul sedile e poi sarebbe fuggito. La donna, una professionista marsalese, avrebbe in seguito raggiunto il presunto rapinatore in via Finocchiaro Aprile, dove i due avrebbero avuto una colluttazione. Il marsalese sarebbe poi fuggito con 150 euro presi dalla borsa che avrebbe abbandonato per terra. Gli agenti del commissariato di Betano intervenuti sul posto, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e da quanto riferito da un testimone, sono risaliti a Angelo Maltese, che è stato successivamente arrestato presso la sua abitazione. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria di Betano in attesa del rito per direttissima. Da Marsala adesso ci spostiamo a Trapani, dove la Capitaneria di Porto, in collaborazione con i Carabinieri, ha sequestrato circa 2.000 ricci pescati illegalmente da tre pescatori. Anche in questo caso seguiamo assieme i particolari nel servizio. Circa 2.000 ricci sono stati sequestrati dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Il blitz scattato ieri pomeriggio nel capoluogo e ha visto anche la partecipazione dei carabinieri della locale compagnia. I ricci sono stati rinvenuti all'interno dei bagagliai delle auto di proprietà di tre pescatori di frodo. Oltre al sequestro del prodotto ittico, guardia costiera e carabinieri hanno proceduto anche a multare i tre uomini con l'elevazione di tre verbali amministrativi di importo complessivo pari a 6.000 euro. Dopo il blitz, i ricci sono stati caricati a bordo di una unità navale della Capitaneria di Porto Trapanese e successivamente rigettati in mare. Quella eseguita ieri è soltanto l'ultima delle operazioni messe a segno dalla Capitaneria, non soltanto a Trapani, contro la pesca illegale dei ricci di mare. Altri sequestri sono stati eseguiti anche in altri comuni della provincia, come Mazara del Vallo, una pratica diffusa che consente ai pescatori abusivi di ottenere fiorenti guadagni sul mercato locale. Andiamo avanti con il notiziario, intervenire il più celermente possibile con un intervento di manutenzione, discerbatura e derattizzazione in via Svizzera nella zona circostante a Mazara del Vallo. A chiederlo è il consigliere comunale del gruppo misto Antonino Gaiazzo, con una nota indirizzata al sindaco mazarese Nicola Cristaldi. La richiesta di Gaiazzo segue una sollecitazione in tal senso pervenuta allo stesso consigliere comunale da alcuni residenti nella zona. Andiamo adesso a Roma, parliamo del Senato, dove ieri è stato approvato un ordine del giorno nell'ambito dell'esame di una legge sui reati ambientali, un ordine del giorno che in pratica dovrebbe stoppare le trivellazioni in mare per i prossimi mesi. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio.
Dovrebbe essere scongiurato almeno per il momento l'avvio di nuove trivellazioni nel canale di Sicilia. Il Senato ha infatti approvato ieri un ordine del giorno che impegna il Governo nazionale a non rilasciare nuove autorizzazioni relative alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, a non dare seguito ai procedimenti in corso di istruttoria e a sospendere ogni procedimento in itinere non conforme alle prescrizioni della direttiva europea 30 del 2013. Il via libera all'ordine del giorno è arrivato a larghissima maggioranza nell'ambito dell'esame del disegno di legge sui reati in materia ambientale. A presentare l'ordine del giorno è stato il senatore trapanese di Forza Italia Antonio D'Alì assieme ad altri tre colleghi del gruppo GAL. L'atto è stato comunque sottoscritto tra gli altri anche da tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, da dalla senatrice trapanese del Partito Democratico Pamela Orru. Dunque, almeno per il momento, dovrebbe restare soltanto sulla carta quanto previsto dall'articolo 38 del cosiddetto decreto sblocca Italia, cioè l'accelerazione nella concessione dei permessi alle società petrolifere che ne facciano richiesta. Come si ricorderà, la direttiva europea del 18 luglio 2013 prevede il rafforzamento delle condizioni di sicurezza ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale direttiva è stata recepita dal Parlamento italiano lo scorso 7 ottobre, ma allo stato attuale all'appello manca ancora il relativo decreto delegato da parte dell'esecutivo. Decreto che dovrà essere emanato entro il 19 luglio, in caso contrario scatterà la procedura di infrazione. Nell'attesa vengono stoppate le nuove concessioni e quelle in itinere per armonizzare le prescrizioni della direttiva con quanto previsto nel decreto sblocca Italia. Nuovi fondi in arrivo per il distretto socio-sanitario 53, del quale ente capofila il comune di Mazara del Vallo. Si tratta di 675.000 euro stanziati dal Ministero della Coesione Territoriale per l'assistenza domiciliare integrata degli anziani non totalmente autosufficienti. I fondi si aggiungono ai 559.000 euro già stanziati in precedenza. A beneficiare delle somme saranno gli anziani di Mazara, Salemi, Vita e Gibellina. Sono state ufficialmente avviate le procedure contrattuali per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del sistema fognario del quartiere Trasmazzaro e Attonnarella a Mazara del Vallo. Lo rende noto il sindaco Nicola Cristaldi. Il comune, come si ricorderà, ha ottenuto un finanziamento di circa 23 milioni di euro dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. E ci occupiamo anche oggi dei rifiuti, dell'emergenza che riguarda un po' tutti gli 11 comuni dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2. Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione telefonicamente con il commissario straordinario della Belice Ambiente Sonia Alfano, che risponde anche al comune di Mazara dopo il comunicato, la nota diffusa ieri a proposito dei disservizi nella raccolta che si stanno verificando in questi giorni. Sentiamo. Allora, commissario Alfano, nonostante insomma sia ripartita da qualche giorno la raccolta dei rifiuti, si notano le difficoltà. Da questo punto di vista, che novità ci sono, se ci sono? Ma, purtroppo sono delle difficoltà non dovute a responsabilità conducibili alla Belice Ambiente. La discarica della Belice Ambiente, quella di Campobello di Mazara, è momentaneamente chiusa, quindi nell'attesa abbiamo avuto disposizioni dal Dipartimento Rifiuti di conferire presso la discarica di Trapani. Così stiamo facendo. Ovviamente dobbiamo attenerci alle regole, tra virgolette, alle indicazioni che ci vengono date da chi gestisce la discarica di Trapani. Quindi fondamentalmente i disservizi, se così possono essere definiti, momentanei, sono stati solo ed esclusivamente dovuti a questo tipo di difficoltà. Rispetto alla discarica di Campobello di Mazara, è possibile fare qualche previsione sui tempi di riapertura? Ma guardi, la Belice Ambiente, la società, l'ATO ha presentato tutti gli atti, ha ricevuto anche i nulla osta relativi all'ampliamento, quindi alla modifica non sostanziale. Siamo adesso in attesa di un ultimo documento che, ripeto, non dipende dalla Belice Ambiente. La Belice Ambiente ha fatto tutto quello che doveva fare. Peraltro il progetto è stato presentato a metà gennaio, quindi insomma in netto anticipo
però purtroppo i tempi burocratici non dipendono da noi e non possono essere insomma imputati alla, come responsabilità alla Brescia Ambiente. Ieri intanto è arrivata una nota da parte del Comune di Mazara, sarebbe stato formalmente contestato alla Brescia Ambiente questo disservizio. Lei cosa risponde? Ma purtroppo ad oggi, 4 marzo, non abbiamo ricevuto alcuna contestazione da parte del Comune di Mazara. Le contestazioni, come lei sa, vanno fatte non sulla stampa, vanno fatte presso gli organi competenti e gli uffici della Brescia Ambiente ad oggi non hanno ricevuto alcun atto di contestazione da parte del Comune di Mazara o del Sindaco di Mazara. Se dovesse arrivare nelle prossime ore formalmente tale contestazione, è chiaro che si aprirebbe, tra virgolette, un altro fronte caldo tra la Brescia Ambiente, gestione commissariale e il Comune di maggioranza relativa. No, guardi, a me interessa semplicemente lavorare, io non ho nemmeno il tempo per poter fare dichiarazioni alla stampa. Lei mi cerca da 2 giorni, come vede ci stiamo sentendo solo adesso. A me non interessa, il mio obiettivo, nonostante le accuse, nonostante i tentativi quotidiani di minare il lavoro, di recupero della società, delle attività della società, io continuo a lavorare. Per quanto mi riguarda, un po' mi insospettisce, no? Il fatto che fino a 5-6 mesi fa nessuno faceva ispettivi, nessuno si lamentava, eppure la società aveva i mezzi scaduti, la società aveva una discarica che stava chiudendo, nessuno si chiedeva come mai determinate situazioni erano così al collasso. Oggi che io come commissario rivendico determinate azioni come quella della reiscrizione dei mezzi presso l'Albo Nazionale dei Gestori, ho presentato una richiesta di ampliamento della discarica, insomma a fronte di tutte queste cose io ricevo invece contestazioni, attacchi politici. Io credo ci si dovrebbe chiedere il perché, come mai nei mesi e negli anni precedenti nessuno si è accorto di quello che stava accadendo in Brescia Ambiente, cioè che i mezzi erano sprovvisti, ripeto questa è una questione gravissima, i mezzi erano sprovvisti di iscrizioni all'albo, quindi questi mezzi per circa un anno circolavano senza i necessari requisiti, eppure nessuno si chiedeva il perché. Oggi che sto cercando di sanare tutte queste situazioni arrivano degli attacchi. Poi, ripeto, le contestazioni, gli attacchi ci possono stare, però questo, se sono di tipo politico, io credo che la politica debba restare fuori da questo tipo di situazioni. La Telecom è stata autorizzata dal Comune di Trapani a interrare alcuni cavi in fibra ottica in alcune strade del capoluogo. I lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni e riguarderanno sia la sede stradale che i marciapiedi. Nell'autorizzazione rilasciata in particolare dall'ufficio dal settore lavori pubblici è prevista la sospensione dei lavori nel periodo pasquale. Nell'home page del sito internet istituzionale è possibile visionare il link per conoscere il nome di tutte le vie interessate dai lavori. E restiamo a Trapani, ma per parlare del cantiere navale, sulla vicenda è intervenuta ieri la FIOM CGL. Scopriamo perché nel servizio. La CGL torna a farsi sentire sul cantiere navale di Trapani, lo fa attraverso una nota della FIOM con la quale lamenta i ritardi nell'affidamento della concessione demaniale da parte del Ministero delle Infrastrutture, uno stallo che impedisce di fatto la ripresa dell'attività dei 42 lavoratori. Contemporaneamente il sindacato sottolinea i danni registrati all'infrastruttura che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione del cantiere. Per il segretario provinciale della CGL trapanese Filippo Cutrona, che è anche segretario della FIOM, l'affidamento dell'area in questione a una delle aziende che ha partecipato al bando di gara non è più rinviabile, anche perché si sono registrati atti vandalici e di razzie di ogni genere. È indispensabile, aggiunge Cutrona, che una volta affidato il cantiere non venga snaturato nelle sue funzioni attraverso un utilizzo orientato nella direzione delle barche da diporto. Intanto, fanno sapere dalla CGL, la Regione ha consegnato alla Metalmeccanica Agrigentina SRL i lavori per la ristrutturazione del bacino di carenaggio galleggiante, la cui gara d'appalto è stata aggiudicata all'impresa per un importo di 4.700.000 euro. Per l'avvio concreto dei lavori, però, allo stato attuale mancherebbero alcune autorizzazioni. Da qui l'invito di Cutrone agli organi competenti ad accelerare i tempi, garantendo l'inizio dell'attività e la ripresa
ripresa del lavoro per le qualificate maestranze che via via saranno temporaneamente assunte. Nuove tecnologie quantistiche e come cambierà la nostra vita quotidiana, e questo è il titolo della conferenza che si terrà sabato pomeriggio a Mazara del Vallo su iniziativa del locale Rotary. L'appuntamento è a partire dalle 18.30 al Mar Hotel. A relazionare sul tema sarà la mazarese Sabrina Maniscalco, ricercatrice di fisica teorica all'Università di Turku in Finlandia. A presiedere i lavori sarà invece Valeria Lestra, presidente del Rotary Club mazarese. Di imprese e fisco si parlerà invece a Castelvetrano nel corso di un convegno in programma sabato mattina a partire dalle 9 nell'Aula Magna dell'Istituto Scolastico Giovan Battista Ferrigno. L'incontro è organizzato da varie scuole castelvetranesi in collaborazione con il Comune, con l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e con il locale Lions Club. Previsti gli interventi tra gli altri del Sindaco Felice Errante e del Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, Piero Grillo. Parliamo adesso di pesca. Dopo la vicenda ISIS, con l'arrivo dei temibili terroristi nel paese africano della Libia, si registra una presa di posizione del Movimento 5 Stelle siciliano attraverso la presentazione di una mozione all'ARS con la quale viene chiesta tutela nei confronti dei pescatori che operano nel canale di Sicilia. Sentiamo. Con una mozione presentata all'Assemblea regionale siciliana, il Movimento 5 Stelle chiede che il governo guidato da Rosario Crocetta si impegni a garantire l'incolumità dei pescatori siciliani nel canale di Sicilia. L'iniziativa prende spunto dal fatto che da qualche tempo i temibili terroristi dell'ISIS si siano insediati in Libia, una situazione che potrebbe rappresentare un serio pericolo per quanti vanno a lavorare in mare di fronte alle coste del paese africano. Il canale di Sicilia, si legge in una nota dei grillini, non è più un luogo sicuro per i pescatori siciliani. L'ISIS ha ormai varcato i confini della Libia e l'escalation di terrore è ormai alle porte. Da qui la presentazione della mozione indirizzata al governatore siciliano, ma che chiama in causa ovviamente anche il governo nazionale. Impegniamo il governo regionale, quindi a cascata quello nazionale, afferma il deputato regionale Matteo Mangiacavallo, primo firmatario dell'atto parlamentare, affinché venga garantita l'incolumità dei pescatori, ma anche degli operatori turistici che svolgono la loro attività nel bacino del Mediterraneo. La mozione dei grillini segue l'incontro con i pescatori tenutosi nelle settimane scorse a Mazara del Vallo e accoglie in tal senso la richiesta avanzata tra gli altri dal presidente del distretto produttivo della pesca COSVAP Giovanni Tumbiolo, che già in quell'occasione aveva lanciato un appello alla politica affinché intervenisse per garantire le maggiori condizioni di sicurezza nel canale di Sicilia per i pescatori siciliani. Alcune iniziative legate alla festa della donna, fiori per la festa della donna e quanto ha deciso l'Avis di Marsala, grazie alla collaborazione di una ditta locale, l'associazione Lilibetana donerà rose a quanti si recheranno a donare il sangue domenica prossima. Sono ancora poche le donatrici, ha dichiarato la presidente Avis Isabella Calfano, e con questa iniziativa intendiamo rinnovare la nostra fiducia nella sensibilità delle donne. Vari momenti di dibattito e riflessione sono stati organizzate invece dalle federazioni della CISL Palermo Trapani in occasione della festa in programma domenica prossima nel capoluogo trapanese al Teatro Don Bosco. Alle 18 si terrà lo spettacolo musicale Quello che le donne dicono. Lo spettacolo è organizzato dalla CISL, dall'Anteas e dall'Accademia Musica di Trapani. Il coordinamento WIL delle pari opportunità di Trapani invece, in vista dell'8 marzo, ha bandito la prima edizione del concorso grafico letterario intitolato Donne, lavoro e dintorni, immaginando il mio futuro nelle mie terre. Il bando e il modulo di adesione sono scaricabili dal sito della UIL trapanese e i lavori si possono presentare dal 9 marzo al 30 giugno. Il concorso è aperto a tutte le donne di qualunque età e nazionalità. E siamo allo sport, parliamo di calcio, turno infrasettimanale ieri in Serie B, questi i risultati della 29esima giornata: Bari-Catania 1-1, Bologna-Latina 0-0, Brescia-Modena 0-1, Carpi-Avellino 2-0, Cittadella-Varese 3-0, Frosinone-Perugia 2-1, Pescara-Crotone 2-1, Spezia-Provercelli 5-2, Ternana-Virtus-Entella 0-1, Trapani-Livorno 0-0, Vicenza-Virtus-Lanciano 2-2.
In virtù di questi risultati, ecco la classifica aggiornata: Carpi 56 punti, Bologna 48, Frosinone e Vicenza 47, Avellino 46, Livorno 44, Pescara e Spezia 42, Virtus, Lanciano e Perugia 39, Bari 37, Ternana 36, Cittadella, Latina, Pro Vercelli e Trapani 34, Modena e Virtus Entella 33, Brescia 32, Catania 29, chiudono Varese e Crotone con 28 punti. Appuntamento con la vittoria ancora rimandato dunque per il Trapani, che non ottiene i tre punti dallo scorso 24 dicembre. Ieri Granata hanno ottenuto l'ennesimo pareggio del 2015, un punto che complica ulteriormente la classifica della squadra allenata da mister Roberto Boscaglia. Prossimo impegno del Trapani sabato fuori casa contro il Crotone. Infine in Eccellenza si giocano oggi tre recuperi di campionato del girone A, partita rinviata a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Alle 15 al Nino Lombardo Angotta in programma il derby tutto trapanese tra il Marsala e l'Alcamo. Il match valido per la 24esima giornata era stato sospeso lo scorso 22 febbraio sul risultato di 0-0. Sempre oggi allo stesso orario si giocano anche Mussomeli Parmonval, partita anch'essa rinviata lo scorso 22 febbraio, e Serra di Falco Pro Favara, match valido quest'ultimo per la 22esima giornata che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 8 febbraio. Poi invece giorno 11 marzo, quindi mercoledì prossimo, verrà recuperato anche il match tra il Serra di Falco e il Mazzara. Questa era l'ultima notizia di oggi del TG Vallo, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.